assicuriamo la diversità nei gruppi. Nel senso che io ho una percezione, per esempio volevo capire un po' in persiceto, anche se evidentemente come siete andati oltre questa cosa, che nel biellese ci sia in questo momento una sorta di spaccatura tra quelli che sono di uno sfiduciato cosmico, oserei dire, nel senso che rimpiangono gli anni che furono e quindi sono lì a sperare che qualcosa succeda di nuovo, che i posti nel tessile ritornino in qualche modo, che l'economia, la ricchezza, insomma, siamo figli degli anni 80 in cui eravamo il comune più ricco d'Italia per reddito pro capite. Sta cosa ci apporteremo forse avanti ancora per 2 o 3 generazioni, non lo so, però. E sono una bella fetta di popolazione che dice che sfiga sto territorio, che sfiga siamo tutti biellesi, che sfiga di qua, sfiga di là, e viaggiano avanti con la sfiga. E quindi al di là della sfera privata, emotivo, relazionale, amichevole, non riescono in qualche modo a uscire da questo matrix, diciamo, che hanno sopra di loro. E poi c'è un'altra fetta che fa capo a Biellese in transizione, ma non solo, tutta una serie di movimenti civili, sociali, economici, che comunque si stanno ripensando e stanno credendo che qualcosa di diverso si possa creare. Io sento che c'è un'estrema fatica a far dialogare questi due mondi, no? Un po' mi è venuto in mente quando hai parlato del mondo che voleva l'outlet e quello che non voleva l'outlet, più o meno siamo lì, non siamo così distanti, no? Perché penso che chi volesse l'outlet lo diceva perché pensava che lì si creavano posti di lavoro, ricchezza, no? Tutte queste cose qua. Però forse da questo connubio, a questo incontro, a questo capire e confrontarsi, forse nasce poi una ricchezza di pensiero collettivo. Quindi volevo capire se, al di là di quelle che sono state poi le problematiche, dalle vostre parti se c'è già stato un qualche passo in avanti che ha fatto capire magari da una parte che l'outlet non era il caso di farla, oppure che magari non sarà nel nostro caso il tessile o il ritorno del tessile che ci risolverà, e magari sarà qualcos'altro che ci risolverà o ci renderà felici, ecco, sul territorio. E volevo capire un attimo appunto se da voi si è sbloccato un po' questa spaccatura e se si è sbloccata con quali metodologie di lavoro eventualmente in breve, non so. Io credo che la cosa che tu racconti è una cosa che viviamo ovunque, poi diciamo ogni realtà magari ha il suo specifico perché ha una storia di un certo tipo. È chiaro che, non so, se un posto del sud in cui sono sempre stati poveri e non c'è mai stato lavoro, forse a meno passaggio di epoca, no, di un posto come Biella, perché sostanzialmente gli sta cambiando poco e niente. Le regioni come la nostra ovviamente hanno un scoglio emotivo molto più intenso che devono superare. Allora, nel nostro caso, quello che sta succedendo in quel territorio lì, ed è per quello che il Ministero ha accettato di fare sperimentazione da noi, è che si è sviluppata una densità culturale su questo tema che ormai coinvolge talmente tanti pezzi del sistema istituzionale da far sì che la credibilità di questi esperimenti sia alta. Cioè, se tu hai il centro studio di Unioncamere che ti dice che dobbiamo arredare il tunnel e che la transizione è inevitabile, l'Università di Bologna che fa questo, il sindaco di Bologna che fa le cose, al di là del quanto ci credono, quanto hanno capito, quanto è opportunismo, perché tutte queste cose ci stanno in questo processo, non è che ognuno che dice qualcosa ogni volta che la dice ha capito la profondità però nel nostro territorio diciamo che sta diventando mainstream, cioè un patrimonio collettivo, il fatto che il mondo è cambiato e che questo non è il cambiamento transitorio che adesso ci sarà 2 mesi di crisi, poi tanto dopo torna tutto come prima e pace, no? Tutti si rendono conto che questa è una cosa diversa. Questo fa sì che quando tu proponi qualcosa di questo genere, magari il livello d'attenzione potrebbe essere magari più alto che in un territorio come il tuo, in cui, io non lo so, però magari non si è ancora costruita, no? Questa specie di cosa trasversale che abbraccia un po' tutti. Quindi uno degli aspetti potrebbe essere quello, nel senso che è evidente che assieme a un'attività come questa servono le attività di relazione con le istituzioni, con gli imprenditori, cioè serve un grande lavoro di
trasversalizzazione del tema, no? Di trasmissione delle informazioni in un certo modo. Noi abbiamo una situazione particolare, però voi tutto sommato avete mercati, noi abbiamo tanti enti che stanno contribuendo, cioè nel senso che noi abbiamo l'ARPA Emilia Romagna con dentro il punto di riferimento italiano per l'IPCC è lì, da noi. Che è un po' diverso, perché quando tu vai nelle scuole e dici guardate abbiamo questo problema in questa scala, porti l'intervistina del responsabile tecnico di ARPA che dice la stessa cosa che hai appena detto tu. Tutte queste cose sommate assieme forse aumentano, no, la credibilità, e il fatto di essersi preoccupato molto di costruirle forse aiuta un certo tipo di percorso. Cioè noi nella nostra zona praticamente parliamo con tutti i sindaci. E difficilmente un sindaco, se lo chiamiamo, non ci ignora. Perché in qualche modo, ti dico, sempre con livelli i più disparati, però in qualche modo si sta diffondendo l'idea che sta roba non è né fuffa né fantascienza, né è il problema che dobbiamo tutti quanti affrontare. È il fatto che tutti hanno visto che le nostre aziende che erano gioielli nel mondo chiudono, e dopo che sono chiuse sono morte. Cioè, perché patrimonio, gli operai, i tecnici dispersi, le macchine vendute, e tutti si rendono conto che quella cosa lì non ci sarà mai più. Cioè, non è una cosa momentanea, ho messo 50 persone in cassa integrazione. Quella roba lì è morta e sepolta, basta, finita. Questa cosa ovviamente fa effetto, no? Fa effetto tanto che sta diventando facile parlare e collaborare con tutti. Negli ultimi mesi a chiunque chiediamo di collaborare dice parliamone, addirittura si è invertito il processo, sono gli enti che vengono a cercare questo tipo di cosa, no? Ultimamente la Climate Kick, Aster, l'università, la Business School di Bologna stanno cercando alternative, stanno cercando percorsi, perché si sono resi conto che poi le alternative che vengono proposte all'interno del sistema che abbiamo adesso dove portano. Cioè continuare a dire dobbiamo rilanciare la crescita, è dalla fine del 2008 che lo diciamo e non succede niente, dopo un po' la gente, cioè per un po' gliela puoi raccontare così, poi a un certo punto comincia a farsi delle domande un po' più profonde. Per cui forse mi piacerebbe avere delle risposte risolutive, non ce le ho. Forse una delle strategie è questa, è lavorare molto anche perché questa cosa si diffonda, preoccuparsi molto della qualità delle cose che si fanno, no? Curare molto, non improvvisare, quando hai bisogno di fare qualcosa fatti accompagnare dal migliore che c'è in giro e non inventartelo tu, perché lì farà la differenza tra che in certi ambienti tu venga creduto. Noi abbiamo imparato che per esempio certe cose ti devi portare l'accademico che le fai dire a lui, perché non importa che tu delle volte potresti saperle molto meglio tu di lui, ma non importa, perché il nostro sistema sociale è fatto così, cioè in certi ambienti è lui che deve dire una cosa, e se la dice lui succederà qualcosa, se la dici tu uguale o addirittura potresti anche dirla meglio, non funzionerà. Allora tutte queste attenzioni al sistema delle relazioni probabilmente possono aiutare a avviare il volano, che all'inizio da avviare è molto faticoso. Io scrivevo l'altro giorno che nella nostra area adesso sembra quasi come che a forza di tutti questi piccoli, no, tutti questi frammenti di spinta così, adesso improvvisamente sembra diventare tutto facile. Adesso prendete il termine facile con, ovviamente con le pinze, però improvvisamente tu ti trovi che succedono in fila una dietro l'altra, come in tutti i processi esponenziali, una serie di cose che un anno fa avresti semplicemente riso se qualcuno ti diceva sì, poi faremo la città metropolitana e scriveremo consumo di suolo zero nello statuto, che la resilienza è uno dei principi fondanti e che la crescita deve tenere conto dei limiti fisici del territorio. Cioè se io un anno fa qualcuno mi diceva che nello statuto della città metropolitana si sarebbero potute scrivere cose di questo tipo, gli avrei detto che era pazzo, eppure sono state scritte.
perché a un certo punto qualcosa succede. E sai, dal momento in cui sono scritte vuol dire che poi quando devi applicare la normativa, quando bisognerà andare a vedere lì e bisognerà cominciare a ragionare secondo quel tipo di direttiva. Quindi questa è una... Per parlare della città metropolitana di Bologna? È quello che diciamo anche noi. Lo leggiamo e diciamo, cacchio! Mosso cazzi! Nel senso che vedevo... Ma poi vi dovrei raccontare tutta la storia di come quella roba è finita lì e di come è stata approvata, perché è quello che ti dà il senso del mondo, che tu non ti rendi ben conto, ma tutte queste micro cose che fai, che poi spesso tu vai a casa la sera e dici, ma che se andavo al cinema, cioè, no? E ti guardi intorno e dici, andavo in piscina, facevo quattro vasche, stavo meglio, avevo, no? Perché hai sempre questa sensazione che poi alla fine tutto si perda in un magma, no? Infinito. Poi effettivamente un giorno succedono tutte queste cose in fila e dici, com'è che sono successe? E poi sei in grado più o meno di ricostruire, no? Tutta la storia e di capire che c'è proprio una storia e che è stata costruita da questi mille contributi che smettono di combattersi e cominciano a sommarsi e smettono di arrivare solo da una certa area e cominciano ad arrivare dai posti più disparati e si creano queste bolle che sembrano bolle del sistema che noi immaginiamo, no? Quello che tu immagini quando il mondo sarà perfetto, succederà così. E scoppiano questi momenti in cui queste bolle si aprono e improvvisamente tu vedi convergere. Adesso è difficile da spiegarlo perché non conoscete i nomi, però se guardate quell'articolo dello statuto è evidente che il mio sindaco, che si era fatto tutta questa cosa, è andato lì e l'ha portato. Aveva un testo qualitativamente eccezionale, perché non solo ci avevamo lavorato per lo statuto del nostro comune, l'avevamo fatto girare in tutto il mondo, e in tutto il mondo i più grandi esperti di quella roba lì ci avevano detto, scrivi così, metti quella parolina, fai la cosa, perché in tutto il mondo aspettavano che qualcuno avesse il coraggio di scrivere quella roba lì da qualche parte, per cui tu glielo mandi, loro ti aiutano, perché dico, sia mai che questi pazzi di italiani un giorno scrivono sta roba da qualche parte, qui sono suonati, diamogli una mano, magari lo fanno sul serio. E quindi lui si è presentato lì con questa roba che era ottima, e improvvisamente tutti quelli che evidentemente nel frattempo stavano pensando a cose simili erano lì pronti ad approvarlo. È passato di botta con tutti che improvvisamente, il PD, i grillini, le cose, tutti che hanno votato, cioè come se improvvisamente fossero sparite, no? Tutte le... e tu dici, ma quando si è costruita tutto quello che serve perché questo possa accadere? Evidentemente da mille stimoli in questi anni si arriva a questi momenti in cui è possibile fare quello. Il giorno dopo il sindaco fa la giunta della città metropolitana, intendiamoci, la città metropolitana non si sa come funzionerà, è un macello, cioè abbiamo 600 dipendenti della provincia che senza i soldi da dargli gli stipendi, cioè stiamo parlando in un contesto in cui continua tutto il casino, no? Del resto non è che improvvisamente siamo diventati il paradiso, però a oggi riesci a aprire questi sprazzi e Merola nomina l'urbanistica della città metropolitana la sindaca di San Lazzaro, che è lì che sta cancellando una pianificazione edilizia immensa nel suo comune, che è un'altra roba che noi l'abbiamo vista e abbiamo detto, scusa, tu, che mi sembra che tu lo dica molto bene, cacchio, abbiamo detto, cacchio, cosa sta succedendo? Cioè, è strano. Allora, se vogliamo stare nella sistemica, cioè, questo è un po' quello che dovrebbe succedere facendo la transizione, cioè che c'è qualcuno che attiva e fa la facilitazione finché la forza di un'idea che è un'idea basata sul bene comune in qualche modo trova le sue strade. E quindi forse quando arrivi a una certa densità di consapevolezza in certi momenti chiave, oggi forse solo in quei momenti chiave lì, in altri momenti magari non succede perché partono altre... Però in certi momenti chiave si può focalizzare. Ora,
Io non faccio fatica a immaginare che questo tipo di processo, sempre in modo esponenziale, possa dilagare. Secondo me è assolutamente possibile. E dilaga attraverso questo che voi vi mettete qui, vi mettete a pensare alla economy, come hanno fatto a San Giovanni in Persiceto, magari non cavate un ragno dal buco per mille ragioni che fanno sì che a sto giro non si riesce, non siamo abbastanza diversi, mancava la competenza X. Nonostante tutto questo, questo costruisce un diverso DNA culturale del territorio. E da voi comincia a espandersi e le persone cominciano a chiedere e si modificano gli atteggiamenti e si aprono nuove porte sull'interpretazione di quello che sta succedendo. Guardate, adesso tutto, cioè, non so se qualcuno di voi si è letto l'allegata ambientale che stanno proponendo in Senato. È fatta scelta pura, ci sono scritte delle cose da urlo dentro lì. Adesso forse arriverà poi qualcuno che tirerà delle righe rosse, però è là. La Camera è passato all'unanimità. Com'è? Boh. Al Senato cosa succederà? Non lo sappiamo ancora. Il solo fatto che un testo di quel genere sia lì vuol dire qualcosa. Sta succedendo qualcosa. Ora, più noi creiamo momenti perché questo volano acquisti spinta, più Bielle in transizione, San Giovanni Persiciti o qualunque altro posto comincia a interrogarsi, a ragionare su questi concetti, più le probabilità che questa cosa divampi aumentano, come fanno i processi esponenziali. Per un sacco di tempo sembra che non stia succedendo assolutamente nulla, in 5 minuti noi eravamo lì che pensavamo come fare a formare i volontari sul territorio, ne abbiamo tanti, tutti chiedono più capacità, più formazione, sono venuti a dirci non è che volete formare... Non è che volete dei soldi per fare un corso, cioè, sono robe sempre un po' strane, no? Come... Però, evidentemente, può essere che andiamo in quella direzione lì. Non ho certezze. Però, insomma, un po' di sospetti. Cioè, non vedo perché non dovrebbe succedere anche qui, come non dovrebbe succedere in mille altri posti. Vai a raccogliere gente che ha voglia di andare contro le leggi, di rischiare la propria casa e fai le cose. Cioè, io temo che, io spesso dico, la transizione secondo me è fatta di E, non di O. Mentre il nostro mondo è fatto di O. O stai con le istituzioni o sei contro le istituzioni. O stai con, poi tutte le varie sotto O, no? Perché l'istituzione così va bene perché sono miei amici, l'istituzione così non va bene perché sono miei amici, eccetera eccetera. Io non credo che potremo mai fare un cambiamento nella scala che ci serve e nei tempi che ci serve se non lo stanno facendo tutti, e dico tutti. Quindi mi serve lei che, scusate, ormai sia la cavia, lei che coltiva lo zucchino sul balcone, meraviglioso, diventeremo 9 miliardi di persone, potrebbe essere un po' poco, lo zucchino sul balcone, siamo d'accordo? E mi serve muovere le montagne. Io non so se voi avete idea di cosa significhi la rifertilizzazione dei suoli. Cioè, dobbiamo fare delle cose di una immensità che per me il problema, no, stiamo lontani dalle istituzioni, cioè non esiste, si fa tutto quello che può muovere il processo. Allora, tu puoi anche stare lontano dalle istituzioni, ma mille cose non le farai. A Montevideo, il giorno 1 della transizione di Montevideo, io avevo 30 persone con i soldi in mano pronti a fare un impianto fotovoltaico collettivo. Il giorno 1 non avevamo nemmeno cominciato. Non si può fare in Italia. A 6 anni di distanza non si può fare in Italia. Ti puoi inventare dei meccanismi complicatissimi, va bene, li abbiamo fatti, l'abbiamo fatta a San Lazzaro, abbiamo fatto tutte le valutazioni del mondo su come si può fare, sono tutte cose che farai una volta impazzendo,
poi ti dirai come siamo stati bravi che l'abbiamo fatto, che è vero, non è che non è vero, come siamo stati bravi che l'abbiamo fatto, ne servono 1 milione di quegli impianti lì. L'altri 999.999, quando li facciamo? Mai. Non li facciamo mai. Oppure sei costretto a dire balle alle persone, a raccontare una storia che non è la storia reale. Allora, io non credo che bisogna... Servono le, non ci si può porre nessun limite. Poi ovviamente ognuno in coscienza e a seconda della situazione ragionerà su come farlo, su che tipo di relazione si può avere con una certa entità, perché ovviamente ci saranno istituzioni, amministrazioni, persone, gruppi con cui ci può relazionare in un certo modo, gruppi con cui non riuscirai proprio a creare nessun tipo di relazione, e questo è fatale. Ma l'idea che no, con quelli non ci mischiamo, secondo me è un'idea antica, è un'idea degli anni 60-70, che capisco molto bene, cioè non è che non capisco l'idea, ma non credo che possa funzionare in alcun modo. A me l'idea che noi cambieremo il mondo combattendo o col boicottaggio di una certa cosa mi sembra di una fragilità estrema. Secondo me noi abbiamo bisogno, cioè, le grandi multinazionali, i grandi gruppi, gli stessi partiti hanno bisogno della transizione esattamente come tutti gli altri. Devono darsi un futuro, devono darsi un domani, devono darsi un senso, devono imparare a morire. Le aziende, le istituzioni, i gruppi devono imparare a morire, perché spesso non hanno nessun tipo di futuro nel mondo in cui ci stiamo dirigendo, no? Morire e rinascere in altre forme. E il nostro lavoro è facilitare questo tipo di processi, far sì che quelle cose che potrebbero essere dei drammi diventino... Io ho lavorato con tanti imprenditori che sono finalmente riusciti a fallire, a chiudere tutto, e adesso dicono: cavolo che bello! Cioè dopo essersi fracassati con... ne parlavamo stamattina perché c'è questo caso di San Lazzaro della sindaca che cancella questa... Anche lì l'idea di fare la transizione, secondo me è l'idea, perché è vero che il gesto che lei sta facendo è un gesto che ha un significato immenso, no? Dal punto di vista simbolico, politico, no? Cioè dire: finalmente prendiamo delle decisioni in cui una cosa che non ha senso, non serve a nessuno, la cancelliamo. Bello. Poi c'è anche la realtà, cioè c'è il mondo vero, le persone, chi ha accumulato i propri risparmi, ha comprato quel pezzo di terreno e li ha messi tutti lì. Allora a me non sta bene immaginare la transizione di me e lei con le zucchine e quello lì va a fanculo. Per lui non c'è, ha sbagliato, cazzo suo, perde tutto, andrà a vivere negli scatoloni con suo figlio sul marciapiede. A me così non sta bene, non stiamo andando da un'altra parte se questo è il percorso. Per quanto difficile sia, io voglio la transizione per la Coca-Cola. Ditemi un cattivo qualunque, la Nestlé. Io voglio la Nestlé, sempre cattivo. Io voglio la transizione della Nestlé, non solo, a me piacerebbe usare i loro soldi e il loro potere per fare le cose che servono. E guardate che delle volte in realtà sta già succedendo quella roba lì. Io per esempio sono Nestlé, ho scoperto 2 o 3 robe allucinanti. Loro per esempio hanno una marea di cacao ecosolidale che usano nei loro prodotti e non lo dicono a nessuno. E si stanno chiedendo, cazzo, siamo sul libro dei cattivi di tutti. Siamo i più cattivi, quelli che ci citano, no? Quando c'è da dire uno cattivo. E compriamo quasi tutto cacao e consolidare. Non solo, non lo diciamo a nessuno. Siamo così rincoglioniti che non lo stiamo nemmeno usando, no? Tutto sommato potrebbe essere uno strumento di marketing. Per cui io non voglio pormi, con questo non voglio dire che siamo tutti buoni uguali o che... È un concetto della comunicazione non violenta, no? Cioè il giudizio, il processo, a un certo punto la condanna non è utile all'evoluzione del sistema, ci tiene fermi lì. Allora io non ce l'ho la risposta del come si dovrebbe fare questa cosa, il punto è che però la dobbiamo cercare insieme, dobbiamo trovare il modo.
Io ho la mia, ho una falegnameria vicino a me dove vado a prendere il legno, perché io faccio il falegname dilettante, non so fare niente, però faccio finta di fare il falegname. E vado a comprare il legno da loro. Lui mi raccontava che loro tutti i soldi che hanno guadagnato in una vita si sono comprati il capannone dove hanno fatto la falegnameria, tutta fatta per fare cose che non servono più a nessuno. No. Tutta impostata sul mega condominio che ha bisogno di tutti i gratuiti, quindi tutte le macchine per fare tutte quelle robe lì che sono lì, tu le vedi tutte belle coperte di polvere, lui le guarda e dice: lo sai quanto sono costate quelle lì? E secondo te a chi le rivendo che quella roba? No? Così. E quindi hanno fatto il capannone e di fianco hanno comprato un terreno edificabile per fare un altro capannone, perché avevano questi quattro soldi da parte. Tra tutti è un'azienda familiare, dove li mettiamo? Mettiamoli lì, che è la cosa più sicura, no? Perché sai, la borsa, la cosa. Allora, a me non sta bene che domani diciamo: no, quella roba lì non ci serve, non vale niente, i tuoi risparmi chi se ne frega, venditi una casa, come gli ha detto il direttore della banca, allora faccia le ipoteche sulla sua casa, la casa di suo figlio, così paghiamo, perché questo sta impazzendo perché voleva continuare a pagare i suoi ragazzi. Ma i miei ragazzi, ma sono 15 anni che lavorano con me, io mica gli posso togliere lo stipendio. Allora io voglio che ci deve essere la transizione anche per loro, che non vuol dire che sia pagato quel terreno, adesso dico una cifra perché non so quanto, però fa conto che l'ha pagato 500.000 euro, forse non si può ridargli l'equivalente di 500.000 euro, però non si può nemmeno pensare che questa cosa non esiste, ha sbagliato a cavoli suoi. Questo non è il mondo che io vorrei venir vedere fuori dopo questo processo. E questa è una responsabilità di tutti, in particolare di chi pensa alla transizione. Non possiamo far finta che tutto questo non esista, a meno che non ci piaccia rimanere in una dimensione piccola, interpersonale, di nicchia, in cui a tutte quelle cose lì non ci pensiamo, ci basta sapere che noi siamo buoni. A me non basta. Il mondo è ovviamente quello che conosciamo, cioè con dentro tutta quella roba lì. Ed è d'accordo, e non è che tu necessariamente potrai parlare con tutti, o ci saranno anche dei casi in cui molto semplicemente non arriverai nemmeno a costruire le condizioni per poter parlare con una determinata persona, perché non ci sono. In questa fase storica, qui in Europa, abbiamo alcuni elementi che comunque ci aiutano, nel senso che al di là di tutto, le cose che noi su cui noi ragioniamo, che proponiamo, eccetera, eccetera, stanno tutte diventando normativa cogente. Cioè sono tutte cose che in qualche modo non potranno più evitare di fare. Tutti questi personaggi stanno tutti rimanendo senza risorse economiche. Perché quando tu hai il potere e i soldi, ti allocchi, fai quello che ti pare perché tanto hai il potere e i soldi. Poi pian piano non hai più né soldi né potere, né personale, né possibilità quindi di fare il voto di scambio, il lavoro te lo do io, no? Tutta sta roba sta andando in fumo, ok? Poi ricordatevi sempre che noi siamo nel nord, adesso non per fare delle cose, però io vado a fare anche le robe. Ho fatto di recente un seminario sulla funzione energetica dei comuni a Roma con la gente del territorio lì, che mi diceva: guarda che voi non avete mica capito bene, ma voi ragionate di cose che sono 30 anni dopo al punto dove siamo, cioè il vostro punto di partenza è a 30 anni da dove sono io. Cioè, voi potete parlare con un assessore di cose, anche uno che non ti apre la porta, puoi comunque parlare di argomenti che qui io non posso nemmeno cominciare, perché siamo 30 anni prima. Quindi tutto questo è vero ed esiste. Secondo me quello che importa molto è la tua attitudine, cioè tu ti stai precludendo a prescindere quel percorso? Guarda, io quando ho cominciato a questa faccenda che siamo tutti esseri umani, un po' ci credevo, un po' no. I nostri primi esperimenti a Monteveglio, cioè c'erano delle cose che io dicevo, tipo:
se questa cosa funziona, il nemico non esiste. Quindi qualunque persona che è qui deve poter trovare un posto nel processo. E a Montevegno noi ci avevamo un nemico formidabile che ha passato diversi anni a spaccarci tutto quello che facevamo, o quantomeno a provare a fare quello che facevamo, che oggi è un mio alleato formidabile. Ed è diventato un mio alleato formidabile nell'esperimento del dire: io devo convincermi, anche se non sono proprio veramente, come Davide diceva sempre, ma tu sei sicuro che noi non possiamo sparare a nessuno? Tu che hai letto tutti i manuali, siamo sicuri che a un certo punto qualcuno proprio non gli puoi tipo passiamoci sopra con un camion, un incidente può succedere. Per dire che ovviamente delle volte ti viene che sta facendo, che siamo tutti esseri umani, non ti funziona tanto bene, vai a letto che c'hai. Dopo 6 anni io comincerei a dirti che secondo me una gran parte, non dico che funzioni con tutto, ma il mio sospetto è che veramente un'enorme parte di venire a te, da te e da noi, cioè dal tipo di atteggiamento che prendiamo. Tra l'altro, guardando i gruppi di transizione nel mio territorio, che sono tanti e densi, una cosa che si nota molto bene è la differenza di reazione nei vari territori all'atteggiamento del gruppo. Che cosa riesce a fare un certo gruppo e che cosa non riesce a fare. E tu, quando guardi il gruppo che riesce a fare parecchio, scopri che riesce a lavorare con questo atteggiamento qui. Cioè riesce a lasciarsi vivere e operare in quella condizione in cui io lo capisco che quello lì è uno che è un mafioso, tutto quello che vuoi tu, no? E capisco che non si riesce nemmeno a parlarci e che forse è anche inutile parlare di certe cose, ma non per questo decido che quello è il nemico. Ci sono mille altri modi, mille altre strade, mille altre porte d'accesso. Ci sono tutta una serie di cose che comunque lavorano nella stessa direzione in cui sto lavorando io, e ogni giorno che passa ce ne sono di più. Io devo preoccuparmi di delle cose che posso unire, non tanto delle cose che devo combattere. Ce n'è già tanti che combattono, no? Lasciamo che ci sia la biodiversità. Magari noi sbagliamo tutto, non abbiamo capito niente, a un certo punto capiremo che quelli che combattono ce n'è già una marea. Se devono riuscirci loro, vedrai che anche senza di te i combattimenti ne faremo lo stesso. L'idea è: noi proviamo un modo diverso. E fin qui, secondo me, sembra funzionare un bel po' per certi aspetti. Grazie Cristiano.